Vittoria di Enzo Ferrari con Alfa Romeo. Ecco i collezionisti, risentire le fonti, insomma veramente una grande rievocazione di un circuito che ha fatto la storia delle corse in Romagna. Ecco la Lancia. Ne approfittiamo con il nostro direttore ovviamente Pietro Benvenuti, perché Giancarlo Minardi sta curando e dando indicazioni ai singoli equipaggi nel comportamento dell'affrontare l'uscita dal circuito. No, è importante, non sono assolutamente vero delle leggerezze, è fondamentale. E con Pietro Benvenuti vogliamo ripercorrere a livello emotivo e di numeri anche questa 7ª edizione di Storia Minardi Day, l'edizione delle ricorrenze importanti, 70 anni dell'autodromo, 100 anni del Savio, ben narrate da questo tour ma anche dalla mostra nel museo e tanto altro. Beh sì, è un'annata importante e lo dimostrano i numeri di questo Minardi Day, che sta superando tutto sia come spettatori che come partecipanti, chi viene a guardare, ed è per quello che è una manifestazione dove tutti possono andare dove vogliono. Naturalmente, come vedi adesso, cioè la gestione del pubblico è fondamentale, perché comunque siamo qui per star bene, per divertirsi, e non vogliamo che nessuno si faccia male, per cui un po' di attenzione da parte di tutti, perfetto, vedo che non ci sono problemi. Speriamo che questa sia un'altra delle belle basi per costruire ancora per il prossimo anno e per gli anni a venire un evento bellissimo. Giusto, ben identificato come il Minardi. Stiamo facendo grazie a Giuseppe e Elena Minardi, che ci mettono l'anima, e a tutto anche lo staff di Formula Ivola, che facciamo di tutto per cercare che Mario Donnini sulle colonne di Autosprint questa settimana, che ha ricordato e ha identificato il Minardi Day come